Il Pescara continua a svolgere al Poggio degli Ulivi test preparatori al ritiro di Palena e i lavori sul campo si intersecano ovviamente con le vicende di mercato che nelle ultime ore tirano in ballo Riccardo Sottil, l'esterno di proprietà della Fiorentina che ha tanto ben impressionato nella seconda parte della scorsa stagione quando la società viola lo ha girato in prestito al Delfino ed il ragazzo classe 99 è diventato titolare nel ruolo di esterno sinistro nell'ultima parte di campionato totalizzando 10 presenze e un gol. Il Pescara confida nel rinnovo del prestito pur essendo cambiata la proprietà della Fiorentina da Della Valle a Commisso e pur essendoci un nuovo allenatore, Montella, che lo sta vedendo all'opera nel ritiro precampionato di Moena. E proprio dal piccolo centro trentino, Sottil, che ben si sta comportando in questi giorni, ha parlato in conferenza come ascoltiamo attraverso il filmato dei colleghi di RTV 38. Ti vedi più come ruolo nella Fiorentina ovviamente, come ruolo di vice chiesa o se preferisci andare in prestito alla ricerca di maggiore minutaggio? Bah, questo non sta a me dirlo, spetterà la società, spetterà il mister che prende queste decisioni, se mi riterrà pronto di restare qua a far parte di questo gruppo. È normale che quando sei giovane vuoi giocare, ma in questo momento non sto pensando tanto al prestito. È normale che restare alla Fiorentina in un club di A come Firenze è una cosa magnifica, però in questo momento ragiono allenamento dopo allenamento e penso solo a dare il meglio di me stesso. Sottil al momento della sua partenza aveva fatto sapere che in caso di prestito sarebbe stato felice di tornare a Pescara, ma è altresì chiaro che il giocatore ambisca al meglio e quindi la Serie A e quindi la Fiorentina. Così come gli spazi per il figlio d'arte potranno aumentare in caso di partenza dello stesso Chiesa, fatto tutt'altro che da scartare. Insomma, diverse valutazioni andranno fatte e se Sottil alla fine dovesse tornare biancazzurro non accadrà nell'immediato e si potrà andare un po' per le lunghe. Più chiara la situazione per il ruolo di centravanti. Oltre Bonino, tra poco si unirà al gruppo anche Marco Tumminello. Pescara e Atalanta, club che detiene la titolarità del cartellino dell'attaccante cresciuto nelle giovanili della Roma, hanno trovato l'intesa per il pagamento dello stipendio del giocatore, che in parte sarà di competenza del club orobico. Tumminello, che negli ultimi sei mesi dello scorso anno è stato a Lecce, si è tolto la soddisfazione di vincere il campionato coi salentini, ma, con sole sei presenze ed un gol, non ha trovato quello spazio che desiderava quando lo scorso gennaio aveva preferito la squadra di Liverani a quella di Pillon, spazio che potrebbe trovare ora, proprio con la maglia biancazzurra.